giornata di Ferragosto, ma per noi cristiani una giornata dedicata alla Vergine Maria, Madre di Cristo e Madre nostra. E vogliamo chiuderla questa giornata proprio così accanto a lei, uniti al suo canto di lode che abbiamo ascoltato poco fa nel Vangelo. Maria disse: l'anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore. Vogliamo stare uniti alla Madonna davanti alla Trinità Santissima. Lei è col suo corpo e con la sua anima glorificati davanti alla Trinità Santissima, al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, al Padre che l'ha creata affidandole una missione unica che rientra nei suoi disegni di misericordia, davanti al Figlio che si è incarnato prendendo la nostra natura umana nel suo grembo virginale, davanti allo Spirito Santo che l'ha inondata di grazia, piena di grazia, e l'ha sposata con la potenza della sua misericordia, facendola diventare Madre nostra, Madre della Chiesa, corredentrice del genere umano. Davanti a Dio Padre, a Dio Figlio, a Dio Spirito Santo, Maria scioglie oggi il suo cantico di lode. L'anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore, perché grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente. Fratelli miei, oggi Dio, incoronando di gloria la Vergine Maria, è come se glorificasse tutti i privilegi di cui l'ha adornata, è come se glorificasse tutte le meraviglie che in lei ha compiuto. E ce le ricordiamo nella nostra mente, nel nostro cuore, la contempliamo, questa donna immacolata nel suo concepimento, colei che è stata preservata da ogni peccato. Mai in nessun momento il male o il demonio hanno avuto dominio su di lei. La sua immacolata concezione è l'altro privilegio della maternità divina, la madre del Redentore. Quel bambino che vediamo nelle sue braccia è il Figlio di Dio che ha preso la nostra natura umana nel suo grembo virginale, quel grembo di donna che non è semplicemente un grembo di donna, è lo scrigno prezioso, più prezioso dell'oro, dove sono contenuti non i segni salvifici di Dio, come l'arca dorata dell'Antico Testamento, che conteneva la manna con cui Dio ha sfamato il suo popolo nel deserto, che conteneva la verga di Aronne con cui Dio ha aperto la strada attraverso il mare al suo popolo liberato dalla schiavitù, le tavole della legge con cui Dio aveva dato luce alla coscienza del suo popolo, i segni della presenza di Dio in mezzo a Israele. Maria, il suo grembo virginale è molto più prezioso di un'arca che contenga i segni di Dio, perché quel grembo ha contenuto Dio stesso, fatto uomo per la nostra salvezza. E quei seni, come diceva la donna ieri nella messa di vigilia, quella donna che, presa dall'entusiasmo nell'ascoltare Gesù, è prorotta in quel grido: beata tua madre, beato il ventre che ti ha portato e i seni che ti hanno allattato. Ma molto di più, fratelli miei, Gesù risponde a quella donna: beati coloro che accolgono la parola di Dio e la vivono.
E quel grembo di donna è molto di più. E quei seni sono molto di più. Perché Maria ha accolto il Figlio di Dio nella sua anima e ha servito il Signore, non semplicemente allattandolo e crescendolo, ma servendolo con tutto il suo essere, è appartenuta a Dio totalmente. Ed è questo privilegio della sua verginità, per cui è stata solo e tutta di Dio. L'uomo non ha avuto nessuna parte in questi disegni, perché la salvezza viene solo da Dio. E Maria poteva appartenere solo a Dio, in corpo ed anima, solo alla potenza dello Spirito Santo. E questa donna la vediamo partorire il Figlio di Dio che diventa il Redentore dell'uomo e partecipa alla vita di Cristo, perché quel bambino che vediamo sulle sue braccia, un bambino che ci intenerisce perché è piccolo e debole e povero, ma un giorno quel bambino diventa l'uomo che ha sacrificato se stesso sulla croce. E quel bambino si trasforma in quel corpo straziato, deposto dalla croce e restituito a sua madre, su quelle braccia ancora lui, esangue, dopo aver dato fino all'ultima goccia per la nostra salvezza. E vediamo ancora la Vergine Santa che diventa madre di tutti noi, perché Gesù dalla croce ci ha dato non solo l'ultima goccia del suo sangue, tutto quello che egli era, ma ci ha dato anche l'ultima cosa che gli rimaneva, umanamente quella più cara, sua madre. Gli ha detto a ciascuno di noi: ecco tua madre. E Maria è diventata la madre dell'umanità che ci ha partoriti nel dolore. E la vediamo ancora nel Cenacolo, quando con la forza dello Spirito Santo ancora genera la Chiesa, madre della Chiesa. E la contempliamo mediatrice di grazia, colei che ottiene agli uomini ogni grazia e ogni misericordia di Dio. Fratelli miei, tutti questi privilegi della Madonna oggi vengono glorificati nella assunzione di Maria al cielo e la vediamo davanti alla Trinità Santissima che ha operato queste meraviglie in lei. E la vediamo sciogliere questo cantico di lode: l'anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore. E questi privilegi che Dio ha dato alla Madonna non sono soltanto privilegi per la sua persona, perché sono per servire noi, per servire l'umanità, per servire Dio che vuole riscattare l'umanità. Sono i privilegi attraverso i quali è passata la nostra salvezza. Sono i privilegi attraverso i quali è arrivata a noi la pace, la salvezza, la verità, la grazia. Madre di grazia. Bene, fratelli miei, dobbiamo guardare a Maria in questa sera di Ferragosto. È lei il centro della nostra attenzione. È a lei che innalziamo il cuore, la mente, la nostra anche fantasia, se volete. Non perché queste cose siano cose di fantasia, perché sono verità rivelateci da Dio, perché anche la sua glorificazione in corpo ed anima è una delle verità più antiche che sono state celebrate nella Chiesa. La tradizione apostolica ancora, gli apostoli hanno assistito a questo evento, quando hanno assistito agli ultimi momenti della sua vita terrena. Non sappiamo se è passata attraverso la morte, forse sì, perché lei come madre del Redentore ha partecipato intimamente a tutta la vicenda di Cristo. E come Cristo è morto per la nostra salvezza, così Maria avrà subito anche lei l'umiliazione della morte, però non è come la nostra morte. La nostra morte, fratelli miei, è stipendio del peccato. È la paga che noi dobbiamo versare per la nostra miseria. Ma la Madonna non aveva nessuna paga, non aveva nessun peccato per cui versare uno stipendio.
La sua morte non è stata la morte stipendio del peccato, come non lo è stata la morte di Cristo. A Pasqua noi contemplavamo il Cristo risorto nel suo corpo glorioso e oggi contempliamo la Madonna risorta nel suo corpo glorioso. Per questo l'antica celebrazione popolare chiamava l'Assunta la Pasqua d'estate, la Pasqua estiva, perché contempliamo Maria glorificata nel suo corpo come Cristo. Partecipe quindi della vicenda di Gesù fino all'ultima conclusione, quella della gloria. Dobbiamo innalzare davvero il nostro cuore. Non possiamo restare, concludere una giornata che forse ci ha portati un po' fuori, magari sì, non dico che ci ha dispersi, non dico che siamo stati dissipati oggi, però sì, abbiamo bisogno di concludere questa giornata nel raccoglimento, nella riflessione, nella gioia. Partecipando a questa letizia, rallegriamoci tutti nel Signore in questa solennità della Vergine Maria. Dalla sua assunzione gioiscono gli angeli e lodano il Figlio di Dio. È proprio l'antica iconografia della Chiesa. Vi dicevo che è la festa più antica nella Chiesa che riguardi la Madonna. E non era chiamata la morte di Maria, era chiamata la Dormitio Virginis e veniva raffigurata come una regina distesa su un letto regale, immersa in un sonno celestiale. Non la morte, la Dormitio Virginis. E accanto a lei, dietro questo letto, veniva raffigurato, è raffigurato perché lo possiamo vedere nei mosaici splendidi delle basiliche antiche, lo possiamo vedere in tanti affreschi dell'antichità cristiana. Dietro a questo letto regale è ritto Cristo, che regge nelle sue braccia una bambina in fasce, è l'anima di Maria. È commovente, piena di tenerezza, questa idea che Cristo, il Figlio, viene a raccogliere la madre, la sua anima, come una bambina piccola, se la porta in braccio e se la porta in cielo. E gli angeli dal cielo scendono incontro alla loro regina. Questa, fratelli miei, è la solennità che noi celebriamo. E Cristo, nel glorificare l'anima di Maria, ha glorificato l'intero essere di Maria, anche il suo corpo, anche la sua femminilità. E oggi noi celebriamo non soltanto la glorificazione di Maria come madre del Redentore e madre nostra, ma guardiamo alla glorificazione che Dio fa della femminilità di ogni donna. Noi dobbiamo riscattare i valori della donna in questo mondo di oggi che ha deformato, che ha defraudato, che ha sfregiato la donna. Questa mattina il Papa ha celebrato la messa con centinaia di migliaia di giovani da tutto il mondo e ha celebrato questa solennità davanti alla icona di Częstochowa, una icona dolcissima, quel volto austero, severo se volete, ma dolcissimo, con quel bambino tra le braccia che quasi ce lo offre, sapendo che quel bambino è la via, la verità e la vita di ogni uomo. Ebbene, questa icona dolcissima ha due sfregi sulla guancia. Sono stati i segni di una aggressione del nemico. Sarà stata una mano sacrilega, ma sappiamo che in queste cose è sempre il demonio che si scatena, perché il demonio odia a morte quella donna. Dio stesso, quando l'ha preannunciata nel giardino dell'Eden, ha detto: tu hai ingannato una donna, ma un'altra donna ti schiaccerà la testa e tu le insidierai il calcagno. Proprio quella reazione impotente di uno che si sente schiacciato e vinto. Per questo il demonio ha paura e fugge di fronte a Maria. Lo sentivamo nella lettura dell'Apocalisse, quando il drago stava davanti alla donna che partoriva per ingoiare il bambino. Ma Dio ha difeso il bambino e ha difeso quella donna.
E oggi nella incoronazione di Maria Dio glorifica la donna e glorifica la femminilità. Questi valori della femminilità che il mondo pagano di oggi, di sempre, ma è soprattutto in questi ultimi tempi, ha voluto sfregiare e disonorare. È la donna che è stata maltrattata dalle ideologie moderne. E il Papa additava ai giovani, alle generazioni che vengono su, dice: voi siete qui da tutta Europa, da tutto il mondo, quasi a celebrare la libertà che Dio vi ha dato. Sono crollate le barriere, sono crollati i muri, ma soprattutto dovete rendervi conto che sono finite le ideologie che hanno corrotto l'intelligenza e la coscienza dell'uomo, le ideologie dell'Est e le ideologie dell'Ovest, perché sono tutte ideologie che depauperano l'uomo, che lo feriscono nella sua dignità, sono tutte ideologie che aggrediscono la donna avvilendola, togliendole quei valori per i quali Dio ha voluto la donna, a lei Dio ha voluto affidare l'essere umano. Rendetevi conto, voi donne, di questa dignità enorme che avete nel disegno di Dio. A voi Dio ha affidato l'essere umano. E il vostro grembo diventa uno scrigno d'oro che Dio difende. E i vostri valori di femminilità sono servizio di Dio per la causa dell'uomo. Ecco la festa di oggi, fratelli miei, questa glorificazione di Maria, che davanti alla Santissima Trinità, al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo, canta, esplode in un canto di lode. Sono tutti i valori della femminilità che vengono oggi da Dio incoronati, riscattati, difesi. E allora apriamo questo nostro cuore, rivolgiamoci anche noi alla Madonna. Il Papa ha rinnovato in un certo senso la consacrazione, la dedizione a Maria, non solo delle giovani generazioni che vengono su e che incontrano un'Europa e un mondo lacerato dalle menzogne, perché le ideologie sono menzogne, fratelli miei. Le ideologie marxiste, quelle socialiste, quelle laiciste del mondo occidentale, che riducono l'uomo a un animale, che lo depauperano della sua dignità di figlio di Dio. Le ideologie sono menzogne e il Papa, affidando i giovani, le generazioni di domani, affidandoli alla Madonna, ha chiesto alla Madonna di presentare a questi giovani quel bambino che tiene nelle braccia e che è la via, la verità e la vita. E allora anche noi vogliamo rivolgerci alla Vergine Santa questa sera. Madre mia e Signora mia, anch'io mi offro tutto a te. E impegno di questa devozione, di questa dedizione, ti consacro oggi, rinnovo oggi la consacrazione dei miei occhi, le mie orecchie, la mia bocca, il mio cuore, tutto me stesso. E poiché sono tutto tuo, mia buona madre, conservami come tua proprietà. Difendimi da ogni male, proteggimi dal maligno e conservami fedele al tuo Gesù nel servizio della Santa Chiesa. Che questa preghiera esca dal nostro cuore, che arrivi al cielo, dove la Madonna in corpo ed anima glorificati, perché non poteva quel corpo subire l'umiliazione del sepolcro, quel corpo virginale che ha servito alla potenza dello Spirito Santo per realizzare i disegni di misericordia su di noi, non poteva subire l'umiliazione della corruzione del sepolcro. Ebbene, a lei, Regina e Signora nostra e Madre nostra, innalziamo il nostro cuore, perché dopo averla contemplata così con amore, con devozione, con fiducia filiale, con gioia e sapendo che possiamo contare sulla sua maternità, possiamo anche noi un giorno sciogliere questo stesso cantico con lei davanti al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, che ha compiuto cose grandi perché ha guardato all'umiltà della sua serva.